La parola chiave che racchiude questa fase di calciomercato dell'Inter è sicuramente autogol, perché quello che ha fatto la dirigenza dell'Inter, anche a causa dei problemi finanziari, ma anche a causa delle loro stesse scelte, è sicuramente un autogol, perché in pochissimi giorni ha perso sia Paulo Dybala, che era un colpo che si era di fatto assicurato con il tempo, con anche un lungo e duro lavoro, e poi anche Gleison Bremer, che addirittura è stato soffiato dai rivali della Juventus. Quindi ne parleremo in questo video, approfondendo anche le cifre, i dettagli delle varie operazioni, Bremer alla Juventus e Dybala anche alla Roma, e cerchiamo di vedere dal punto di vista della squadra che appunto ha fatto questo autogol in pieno stile calciomercato, che è appunto l'Inter. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale FCM Sport, di lasciare un like al video e anche di attivare la campanella per rimanere aggiornati in tempo reale sull'uscita dei nostri contenuti. Dunque cerchiamo di fare un poco di ordine, perché il mercato dell'Inter era di fatto partito sotto una buona stella, perché è arrivato Onana come vice Handanovic, una ottima scelta più che altro per il futuro, perché è arrivato a parametro zero, considerando anche che comunque Handanovic tra poco compirà 40 anni e quindi dovrà sicuramente farsi da parte. Poi Bellanova, come anche qui scelta intelligente per cifre e anche futuribilità del giocatore, che è un vero e proprio treno con delle caratteristiche prettamente offensive, che fa l'esterno a tutta fascia ed è quindi perfetto e funzionale per il 3-5-2 di Inzaghi. Poi abbiamo Aslani, anche qui non una scelta sicuramente di grido e di primo piano, ma anche qui un ottimo giovane per il futuro e che già ha dimostrato carisma e sicuramente voglia di fare nelle prime amichevole estive, con anche un gol fatto. Un giocatore ha dimostrato tanta maturità e anche qui comprato dall'Empoli ad una cifra sicuramente contenuta, non solo per il costo del cartellino ma anche per lo stipendio. Poi abbiamo il grande colpo in attacco, che è quello di Lukaku. Sicuramente è stato il colpo dell'estate dell'Inter, è arrivato dopo un anno che è stato via al Chelsea. Sicuramente un acquisto molto chiacchierato, ma anche con delle polemiche, perché sicuramente alcuni tifosi dell'Inter non hanno gradito l'uscita di scena, l'addio di Lukaku, che però dal punto di vista economico è stato sicuramente un gran affare per l'Inter, perché è stato preso in prestito a meno di 10 milioni, prestito oneroso, ed era stato venduto l'annata prima addirittura per 110 milioni insieme a sappiamo Hakimi, causa problemi finanziari. Quindi sicuramente un mercato partito sotto una buona stella. Poi però è arrivato, secondo me, secondo comunque tantissimi esperti di calciomercato e anche appassionati del mondo del pallone, un vero e proprio autogol, perché nonostante tutti questi colpi già assicurati, l'Inter si era anche portato e molto avanti per Paulo Dybala e Gleison Bremer. Di fatto, se avesse chiuso questi colpi, sicuramente staremmo parlando della grande favorita al titolo, perché Bremer è stato il miglior difensore dell'anno scorso e Paulo Dybala è stato uno dei migliori giocatori dell'ultimo decennio della Serie A. Questa è una cosa oggettiva e chiaramente sotto gli occhi di tutti, sono due grandi giocatori di valore. Però l'Inter, nonostante avesse in pugno entrambi i giocatori, in meno di 48 ore ha perso entrambi i giocatori. Tra l'altro uno di questi è stato poi anche soffiato dal rivale, la Juventus, che secondo me è questa la cosa grave che fa sì che l'Inter abbia fatto un vero e proprio autogol di mercato. Partiamo proprio da Bremer. Il giocatore apprezzava molto la meta, la destinazione dell'Inter, perché non solo appunto era stato seguito a lungo, si sicuramente anche messo d'accordo con i dirigenti, aveva trovato un accordo anche non solo sul, diciamo, situazione tattica, ma anche sul suo stipendio, e la Juventus per tanto tempo non è stata della partita, anche perché aveva ancora De Ligt in rosa. L'Inter però cosa è successo? Temporeggiando, aspettando anche la eventualmente cessione di Skriniar al Paris Saint Germain, che però non è andata in porto. Cosa è successo poi? Che la Juventus, appena ha ricevuto da De Ligt di fatto una sorta di richiesta di andare via, cosa ha fatto? Arriva bene, l'ha accontentato, ma ha monetizzato tantissimo, 80 milioni sicuramente una cifra ottima poi da reinvestire sul mercato. Quindi la Juventus, sfruttando anche il temporeggiamento dell'Inter, si è trovata con 80 milioni in mano, quindi eventualmente i 40 più bonus da investire per Bremer, e l'Inter di fatto è rimasta lì fregata. Quindi sicuramente temporeggiando ha assolutamente sbagliato. Cosa è successo però? La stessa cosa è stata fatta con Dybala. Il procuratore Antun ha incontrato i dirigenti dell'Inter per tantissimo tempo, abbiamo visto incontri, foto, chiacchiere, quasi ufficialità. Poi alla fine cosa è successo? Dopo mesi e mesi di trattativa, anche qui dovendo l'Inter occuparsi, prima di prendere Dybala, della cessione degli esuberi in attacco, uno su tutti assolutamente Alexis Sanchez, che ha chiesto la buona uscita
non l'ha ottenuta, non si è trovato un accordo, l'Inter anche qui temporeggiando, non risolvendo subito il problema, pensando di avere in mano il giocatore, lo ha perso anche qui in pochissimo tempo, perché c'è stato un inserimento lampo della Roma e del Napoli e lì il giocatore è stufo comunque di aspettare, nonostante avesse scelto sicuramente la scelta dell'Inter, alla fine stufo di aspettare ha scelto la Roma, scegliendo l'opzione dei giallorossi su quella del Napoli, non di certo perché vuole giocare l'Europa League al posto della Champions, ma probabilmente perché rispetto al Napoli la Roma ha una migliore solidità dal punto di vista economico e anche direi caratteriale della dirigenza, perché il presidente De Laurentiis non ha sicuramente dimostrato tanta lucidità negli ultimi casi di rinnovi, pensi a Insigne che è andato via zero, Mertens è andato via zero, si rischia di andare via anche con Fabian Ruiz, ha ceduto Koulibaly e non sembra poter reinvestire la stessa cifra. Insomma, un club, quello del Napoli, che sta avviando una sessione di calciomercato assolutamente, non dico da zero in pagella, ma siamo lì, perché gli acquisti non sono a livello dei giocatori che sono andati via. Allora, Dybala cosa ha pensato? C'è Mourinho, c'è una società che sta crescendo, c'è entusiasmo, a Roma sarei assolutamente la star, e ha fatto questa scelta e sicuramente ha fatto bene, nonostante sicuramente abbia ridimensionato quelle che sono state le sue premesse. Quindi comunque, tornando all'ottica Inter, un doppio autogol, perché Dybala è andato alla Roma, è una grande occasione persa, ma almeno nel frattempo ha preso Lukaku, quindi tra i due ha fatto tutto sommato bene a scegliere il giocatore che già conosce l'ambiente e che era il numero 9, quindi ciò che mancava all'Inter. Ma nel caso di Bremer è un vero e proprio fallimento, perché non solo comprando Bremer ti prendi quello che è il miglior giocatore della Serie A, ma poi soprattutto lo vai di fatto a soffiare ai rivalissimi della Juventus, lasciando poi la Juventus post De Ligt, post cessione di De Ligt, in grande difficoltà, perché poi con Bonucci unico titolare che ha anche problemi fisici, l'alternativa a Bremer per la dirigenza bianconera era Pau Torres, che però era difficile da ingaggiare vista anche la richiesta eccessiva del Villarreal, e poi comunque andava ovviamente convinto il giocatore. Le alternative Gabriel, Milenkovic non sono all'altezza di Bremer, considerando anche la conoscenza del campionato e il valore dimostrato. Quindi ha perso l'occasione anche di mettere in grande difficoltà, di accompagnare alla porta una rivale. Quindi un doppio autogol della dirigenza dell'Inter, degli S. Marotta, che sicuramente non può agire in condizioni ideali, perché sappiamo delle difficoltà finanziarie dell'Inter, si è letto anche di altri debiti del presidente Zhang, quindi forse non dare la colpa solo a Marotta, ma a tutta la dirigenza dell'Inter, considerando appunto questa difficile situazione finanziaria. Fatemi sapere che ne pensate, lasciateci sotto nei commenti i vostri pareri sul caso Dybala, sul caso Bremer e su come l'Inter ha di fatto perso il momentum, come si dice in gergo, dal punto di vista del calciomercato. Fatemi sapere che ne pensate, vi ricordo di iscrivervi al canale di FCM Sport, di lasciare un like al video e anche di attivare la campanella per rimanere aggiornati in temporale sull'uscita dei nostri contenuti di Fantacalcio e di Calciomercato. Per il resto ci vediamo al prossimo appuntamento.